La storia di Aurigo in Valle Impero è strettamente legata alla sua dimensione feudale alla dinastia dei signori Ventimiglia, presenti già nel XII secolo. Il paese ospita l'unico santuario della provincia d'Imperia dedicato unicamente a San Paolo Apostolo. Il santuario risale al Medioevo, ma fu oggetto di una complessa ricostruzione nel tardo Cinquecento. Ne sono la prova la cupola ottagonale che sovrasta l'abside, in stile rinascimentale, e il portale monumentale del 1604. All'interno è conservata una collezione di quadri di rilievo. L'amministrazione comunale di Aurigo, guidata dal sindaco Luigino Dell'Erba, cura con attenzione il mantenimento del borgo, delle frazioni di Poggialto e Guardiabella. Fra le opere di recente realizzate, l'installazione di videocamere di sorveglianza e il servizio di distribuzione gratuita di acqua depurata, cui si aggiungono la pulizia e manutenzione delle strade. Aurigo propone anche una serie di manifestazioni estive per residenti e turisti, fra cui il trofeo di calcio Mario Codevilla e Nitto Giusto e un torneo di bocce. I festeggiamenti si concluderanno con la festa religiosa della Madonna Addolorata la terza domenica di settembre. Aurigo celebra la festa di San Paolo Apostolo il 29 giugno con una messa solenne concelebrata dal parroco di Cisano sul Neva Don Francesco Zuccon e dal parroco di Aurigo Don Fanuel Canema e animata dalla corale guidata da Flavio Dell'Erba con l'organista Giacomo Agnese. Ai festeggiamenti hanno contribuito il massaro Gabriele Pellagatta, che ha preparato la chiesa e ne cura l'apertura durante l'anno per turisti e fedeli, e l'amministrazione comunale, che insieme a molti volontari ha provveduto alla pulizia delle strade in previsione della festa, alla tinteggiatura delle panchine e alle sistemazione del sagrato antistante il santuario. Alla celebrazione hanno preso parte, oltre al sindaco Luigino Dell'Erba, anche l'assessore comunale Maria Teresa Verda e il consigliere regionale Alessandro Piana.
Dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che questo era gradito ai giudei, decise di arrestare anche Pietro.
Erano quelli i giorni degli azimi. Fattolo catturare, lo gettò in prigione, consegnandolo in custodia a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro dunque era tenuto in prigione, mentre una preghiera saliva incessantemente a Dio dalla chiesa per lui. E in quella notte, quando poi Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da 2 soldati e legato con 2 catene, stava dormendo, mentre davanti alla porta le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. E l'angelo a lui: «Mettiti la cintura e legati i sandali!» E così fece. L'angelo disse: «Avvolgiti il mantello e seguimi!» Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si era ancora accorto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva, infatti, di avere una visione. Essi oltrepassarono la prima guardia e la seconda e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si dileguò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora sono veramente certo che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei Giudei». Parola di Dio. Benedetto il Signore che libera i suoi amici. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Signore lo ascolta e lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Gustate e vedete quanto è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo, quanto a me il mio sangue sta ormai per essere sparso in libagione ed è giunto il momento di sciogliere le vele. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché per mio mezzo si compisse la proclamazione del messaggio e potessero sentirlo tutti i gentili, e così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi salverà per il suo regno eterno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù: «Beato te, Simone, figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Parola del Signore. Il Vangelo cancella tutti i nostri peccati. Carissimi tutti, ringrazio Don Fanuel Alfonso, si chiama così, domani è anche il suo compleanno, che mi ha invitato in questa comunità che vedo così partecipata. Vedo delle famiglie, dei ragazzi, voi che avete fatto la comunione, quando avete fatto? Domenica. A vivere un momento di incontro molto forte con il Signore. Quindi la gratitudine mia va al Signore, a Don Fanno e tutti i sacerdoti, concelebranti, coloro che si occupano di questa chiesa, al coro, non vorrei escludere nessuno. Sono importantissimi questi momenti di festa annuali. A cosa servono l'incontro, certamente, ma a risvegliare la nostra fede. La fede non in un qualcosa, non in una statua, ma la fede nel Figlio del Dio vivente, la risposta che dà San Pietro. Quindi con la nostra mente, con il nostro cuore, con quello che ci è stato insegnato dai nostri genitori, dalle persone care, dai nostri parroci, non dobbiamo mai dimenticarli, anche catechisti, noi crediamo nel Dio vivente, non nascosto chissà dove, nascosto dentro di noi e principalmente oggi anche qui in questa chiesa, nel tabernacolo. Questo senso di mistero che a noi ci aiuta ad allargare il cuore, a diventare cristiani e persone adulte, convinte, che non si spaventano di fronte alle violenze, ai cambiamenti del mondo. Il vero cristiano, come San Paolo, non si spaventa neanche di fronte alla morte, la seconda lettura. San Paolo è ormai cosciente che il suo sangue sarà versato a Roma, alle Tre Fontane. C'è ancora quel luogo dove è stata eretta un'oasi di preghiera e di pace. Ma San Paolo non vede la sua vita, la vita degli altri, soltanto con uno sguardo umano. Vede la sua vita e gli altri con uno sguardo da cristiano, cioè che sa di essere di Cristo ormai. Per San Paolo non è stato sempre così. Prima addirittura perseguitava, e gli sembrava una cosa giusta, i cristiani, quando viveva ancora al di fuori
dell'incontro con Cristo, ma poi il Cristo gli si è fatto davanti, gli è apparso dicendo: Paolo, Saulo, Saulo, chiamava ancora, perché mi perseguiti nei cristiani, in coloro che sono miei? E allora da lì una maturazione, la conversione profonda. E dicevo, anche se lui ormai vede la sua vita terrena che sta per finire, ci ha lasciato l'eredità viva di una fede che è depositata, ma non come qualcosa di stantio o di vecchio, ma di vivo nella Chiesa stessa. Oggi è come se aprissimo le ricchezze inestimabili di un grande scrigno dove si tirano fuori delle preziosità, anche se c'è da dire che un solo uomo sulla terra è il più prezioso di tutto l'universo, e chiaramente prima c'è Dio. Tiriamo fuori delle preziosità non soltanto per guardarle e per dire che belle, ma per lasciarci illuminare. San Paolo si è lasciato illuminare da quella parola vivente che è il Cristo, che vive tutt'oggi e vive dentro di noi dal battesimo. San Paolo ha un'immagine che porta sovente dell'immagine della spada. La spada rappresenta la parola di verità che mi aiuta a capire Dio, a capire me stesso, a capire gli altri, ma con la luce della verità. Quando ho desiderio di conoscere la verità, di viverla, allora divento quell'uomo, quella donna, quel cristiano, quel sacerdote libero, che non ha paura. Ma volevo farvi una domanda: ma la nostra fede com'è oggi? È una fede ardente che tocca tutti gli angoli della nostra vita, anche quando siamo soli o nelle difficoltà, nelle prove, nella salute e nella malattia, come si dice anche nel rito del matrimonio tra due sposi. Com'è la nostra fede? Una fede di confidenza forte. Signore, aiutami, ho bisogno di te. Signore, mandami dove tu vuoi, perché tante realtà mi sfuggono, tante confusioni sono lì alla portata mia per dilaniarmi. Il Signore non vuole degli uomini e delle donne che siano spaccati nell'anima e nel cuore, ma il suo amore misericordioso è un amore che vuole unificare, saldare, guarire. E allora il nostro desiderio di Dio, il nostro desiderio di santità, Dio è santo e vuole che anche noi diventiamo santi, ognuno con il suo specifico, nel lavoro, nella chiesa, nella famiglia, nel mondo, nel divertimento, nella vacanza. Siamo stati tutti creati originali. Finiamo tanti di essere delle fotocopie. Che brutto essere delle fotocopie. Scopiazzare destra e sinistra. Non esce quella essere originale, cioè unici e irripetibili come nostro Signore ci vuole. San Pietro e Paolo, fratelli nella fede, diversi l'uno dall'altro, l'uno con una responsabilità grandissima, Pietro che deve confermare nella fede il popolo cristiano, San Paolo, l'uomo di Dio anche lui, che va in mezzo ai pagani a portare la parola di verità, quella parola che illumina e libera. E noi dove ci collochiamo? Abbiamo forse paura? Oppure racchiudiamo soltanto questa ricchezza e bellezza di fede nel nostro intimo e basta? Oppure siamo portatori di verità, di luce, di speranza?
quanta ricchezza, quanta opportunità ci viene donata non solo oggi, ma sempre. L'incontro con Cristo deve essere un incontro che ci lascia il segno profondo, un segno per cambiare le abitudini di vizio, di torpore. L'altra volta mi trovavo, era venerdì 26 giugno, e un caro amico sacerdote mi dice: vieni che c'è la festa del mio fondatore a Genova. Sono già diversi anni che ci vado e mi immergo proprio nella Santa Messa e nell'ascolto dell'omelia del cardinale di Genova, Angelo Bagnasco. A un certo punto ci ha detto una frase che per me è un'immagine vivente, non sono soltanto delle parole, ed è questa: noi cristiani oggi non dobbiamo stare più nel torpore, ma a pensare e a fare una memoria viva di tanti martiri che ci sono oggi anche, e del loro sangue, che è lo stesso sangue di Cristo. Ecco l'immagine: dobbiamo farci bagnare i nostri piedi, ma non per rimanere fermi là o chiusi, per andare dove lo Spirito di Dio ci conduce, e Lui sa dove condurci. Dobbiamo dargli questa memoria viva a San Pietro, a San Paolo, che con grande coscienza hanno dato la vita per Gesù Cristo e per la Chiesa. E forse a qualcuno di noi gli verrà chiesto anche questo, di dare il proprio sangue. Sappiamo che c'è la forma del martirio cruento, dove c'è purtroppo l'essere uccisi per fede, e c'è il martirio quotidiano, quello della fatica, dello sforzo, dell'amare, del perdonare, del combattere contro il proprio egoismo per portare agli altri speranza, forza e fiducia. Com'è la nostra mentalità? Apriamo, come avete cantato all'inizio, carissimo coro, sul serio ancora una volta, e non stanchiamoci mai di farlo, le porte al Cristo. Perché poi San Paolo ci dice, e anche San Pietro: il Signore mi libera dalla bocca del leone, dice San Paolo. San Pietro: il Signore mi ha liberato con il suo angelo santo dal carcere. E tante volte rischiamo di essere prigionieri di ideologie, prigionieri di noi stessi, e questo Gesù Cristo non lo vuole affatto. Ci vuole persone libere di pensare, di ragionare, di amare, di credere con forza. Lasciamoci trasformare dalla parola di Dio, che è lo Spirito di Dio e la vita stessa, per essere cristiani sempre più forti, cristiani sempre più maturi e saldi. Un ultimo ringraziamento sempre al Signore, perché proprio oggi, e me lo festeggio così insieme a voi, la data della mia ordinazione sacerdotale. 14 anni fa, come stamattina, venivo ordinato in cattedrale dal vescovo Mario Oliveri, che io lo considero sempre come un mio papà. Mio papà già nei cieli e lui il mio papà. Da quel 2001, 29 giugno, adesso vi posso attestare come ho visto operare Dio in me, che ormai mi conosco bene, so di che pasta sono fatto, e anche in chi mi sta accanto e chi incontro, delle meraviglie, dei prodigi e dei veri e propri miracoli. Il Signore non è assente nella storia di ciascuno di noi, in nessuno, anzi è presentissimo, è molto presente, proprio perché si fa chiamare Padre, e il Padre buono sa guardare i suoi figli e sa di che cosa abbiamo bisogno adesso, nel futuro. Coraggio giovani, coraggio famiglie, non spaventiamoci del futuro,
anche se ce lo prospettano con economie di disastro o politiche che tante volte non concludono niente, neanche la praticità di aiutare delle famiglie che con grande dignità hanno bisogno e magari non lo dicono neanche. La nostra vita, il nostro futuro è davvero nelle mani di un Dio, del Dio unico, che è provvidente, meravigliosamente provvidente, sa provvedere, nutre gli animali, le piante, nutre anche noi, soprattutto con il suo amore, amore misericordioso. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, che hai chiamato l'umile pescatore di Galilea e ne hai fatto la pietra su cui è fondata la fede della Chiesa. Concedi al popolo cristiano la docilità alla tua parola e alla tua volontà. Preghiamo. Tu che hai scelto l'apostolo Paolo per annunziare ai popoli il mistero della salvezza, manda ancora uomini secondo il tuo cuore che facciano risplendere la luce del Vangelo ai pagani del nostro tempo. Preghiamo. Tu che chiedi un amore più grande a coloro che chiami a seguirti da vicino, assisti il nostro Papa Francesco e tutti i pastori della Chiesa perché servano con totale dedizione il popolo affidato alla loro cura. Preghiamo. Tu che rendi partecipi della tua beata passione tutti coloro che hai incorporato a te mediante il battesimo, accetta come offerta pura la sofferenza di tanti nostri fratelli perseguitati a causa del Vangelo. Preghiamo. Tu che guardi con amore ogni uomo e lo previeni con la tua grazia, donaci la gioia di seguirti e di fare della nostra vita una continua donazione e un sacrificio di lode. Preghiamo. Grazie.
Thank you.
Oh.
prima che concludiamo questa messa, vorrei ringraziare Don Francesco che ha accolto questo invito di venire qua da noi a condividere la parola di Dio in questa festa così sentita da Aurigo. È una festa proprio forte, perché qui, essendo anche un unico santuario nella diocesi di Albenga, siamo proprio la soggetti di questa, diciamo, tutta la vita di San Paolo, che è una cosa bella. Siamo pieni della fede, anche siamo riempiti ancora con le parole di Don Francesco oggi in questa festa. È un grande ringraziamento di tutto il mio cuore, direi grazie a Don Francesco, anche grazie, non dimenticare anche il nostro Monsignore Francesco Drago, che anche con la sua fatica è sempre presente in mezzo a noi. Lui dà ancora una vera testimonianza tra noi che siamo ancora giovani. Grazie a tutti i sacerdoti qui presenti, che sono venuti anche a pregare con noi in questo giorno così particolare. Grazie ai ministranti, il Massalo, ma non dimenticare il sindaco, vice sindaco, anche la presenza di Maria Teresa qui presente con noi, tutti gli amici, loro che sono venuti da Toirano, da Albenga, da Ceriare, da Ponte d'Assio, diciamo tutti le gente che sono qua presenti, gli amici, siete noi di Aurigo, diciamo grazie, grazie per la vostra presenza, grazie anche della presenza dei bambini che qua con noi, che hanno ricevuto comunione da pochi giorni. Loro stanno facendo un cammino forte, che con l'aiuto dei genitori saranno anche loro responsabili nella vita di dare testimonianza a questa parola di Dio. Grazie anche al nostro corale qui presente della zona, che hanno cantato così bene. Come ho detto l'altro giorno, voi avete pregato due volte, perché uno che canta prega due volte. Grazie per la vostra presenza. Non dimenticare anche Domenico che prepara tutti questa cosa. Io non finisce qua, ma devo chiedere uno che mi aiuta a sistemare questo santuario. Grazie, e poi ci vediamo ancora alle 4 mesa, c'è il vespro, e poi continuiamo a pregare ancora, perché la festa non è finita, ci vuole anche un'altra settimana. Dobbiamo riportare ancora la statua in chiesa, il nostro statuo di San Paolo. Domenica prossima la Santa Messa verrà celebrata in questo santuario. Grazie a tutti voi e buona festa. Pochissime parole per ringraziare tutti i presenti indistintamente e tutti coloro che mi hanno dato una mano, a cominciare da Domenico Sacrestano. E ringrazio anche l'amministrazione di Aurigo che è presente e il consigliere regionale Alessandro Piana, che ha accettato il mio invito ed è qui con noi. Grazie a tutti. Ce l'ho qua davanti, me ne sono dimenticato, grazie anche a Imperia TV. Padre, Figlio e Spirito
Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificato sia la vostra vita, andate in pace. Thank you.